Aria, Giulia Salerno, è una bambina di 9 anni che si ritrova a vivere la violenta separazione dei suoi genitori. Aria ha due sorellastre, una molto più grande che vive in un mondo di nuvole rosa e l'altra secchiona. In questa famiglia scombinata, Aria fatica a trovare il proprio posto, anche perché ogni sua iniziativa è fraintesa e provoca conseguenze negative. In questa scena la vediamo protagonista di una recita scolastica. Il mio angelo custode. Io non credo che l'angelo custode sia un guardiano invisibile che ci spia. Mi farebbe paura come un fantasma, perché lui mi vede e io no. Io credo che l'angelo custode entra in qualcuno che ci sta vicino e che ci protegge. Il mio è entrato in un gatto nero e si chiama Duck. Quando nessuno si accorge che vorrei una carezza, lui se ne accorge. Tutte le carezze che non fanno a me, io le faccio a lui. Un minimo gesto d'amore, io lo faccio durare come un lecca-lecca. Ma voi lo sapete cos'è un lecca-lecca? Una caramella rotonda che sembra non finire mai e invece finisce. È una caramella immaginaria, come l'amore. Le persone che costituiscono il nucleo della nostra famiglia sono padre, madre, figlio, figlia, fratello, sorella. La parola parente viene dal latino parens, che significa colui che genera o partorisce. I genitori dei nostri genitori sono i nostri nonni. E noi siamo i loro nipoti. I fratelli e le sorelle dei nostri genitori sono gli zii e noi siamo i loro nipoti. I figli degli zii sono i cugini. Abbiamo poi i parenti acquisiti, che sono quelli che acquistiamo con il matrimonio. I genitori del marito o della moglie sono i suoceri. Il marito della figlia è il genero. La moglie del figlio è la nuora. I fratelli o le sorelle del marito o della moglie sono i cognati. Possono essere considerati parenti acquisiti anche quelli che derivano dal matrimonio di uno dei genitori con un'altra persona. La moglie di mio padre è la matrigna. Il marito di mia madre è il patrigno. Il figlio o la figlia di mio padre o di mia madre sono il fratellastro e la sorellastra. E per oggi è tutto. Scommetto che adesso sai tutto sulla famiglia e sui parenti. Se questo video ti è piaciuto, condividilo, metti un like, scrivi un commento e aiuta il canale a crescere. Arrivederci alla prossima!